Ciao, e ci siamo partiti. Allora, Teatro Petrarca, Arezzo, Festa dello Spettatore, ultima sera, domani in realtà c'è l'ultimo spettacolo, Teatro dei Venti, Luisa Bosi, grazie per la pazienza, ancora non stai ridendo, Murmuris, Laura Caruso, l'anima del Festa dello Spettatore, 2 anni dopo il selfie stick storico, quello itinerante al Teatro Pietro Aretino, noi volevamo dire che... Sei troppo serio però, ragazzi. No, ma una mezza risata. Adesso. Volevamo dire che ci siamo inventati questa cosa del vademecum per la creazione di un gruppo di spettatori erranti. E ora, velocemente, con questa luce tremenda, perché il light designer è a fare un panino, noi iniziamo da Laura e vi raccontiamo velocissimamente qual è l'idea. Poi, vai. Allora. Uno. Anche in due siete già un gruppo, quindi non vi fate demoralizzare se siete pochi, si può iniziare anche un piccolo gruppo, ma poi magari si ingrandisce, però veramente si può davvero iniziare già da due. Vai, due. Pianifica, cioè se non sai che spettacoli andare a vedere, puoi seguire Fatti di Teatro, e questa è The Parte, oppure sentire il teatro del tuo territorio. Tre. Rischia, il teatro non è letteratura, il teatro è negli occhi dello spettatore. Se anche non conosci il titolo, se non conosci la compagnia, l'autore, ma se magari ti incuriosisce solamente la foto di scena, quello che è, vai. Compra biglietto e vai. Prenditi il tempo, il giusto tempo. Sì. Ah, già, è vero. Allora, prova ad andare in un teatro in cui non sei mai andato. Prova ad andare a vedere uno spettacolo che non avresti mai pensato di andare a vedere. E datti il tempo magari per intrattenerti dopo con gli operatori, in alcuni casi se vogliamo anche con gli artisti, magari con gli altri spettatori, cioè non scappare subito, non prendere un impegno subito dopo o subito prima, non arrivarci di corsa. Poi 5, che è il mio preferito. Vai. Lasciati andare, cioè non cercare sempre un senso a quello che vedi, come fa Pacini. Certe volte le emozioni si nascondono in zone recondite. Questo chi vai, l'ha scritto? Non lo so, perché do una cosa automatica. Vai oltre il non ho capito. E citando Antonio Rezza, quanto hai pagato? 15 euro. Ma veramente credi con 15 euro di capire? Che vuoi capire? 6. Discuti. Cerca un posto simpatico per parlare dello spettacolo dopo che l'hai visto, ma non ne parlare troppo, perché sennò entri nella fase spettatore logorroico e non va bene. Pessima. Scandisci il tempo. 7. Crea un appuntamento settimanale oppure mensile, cioè datti un appuntamento e dallo anche ai tuoi compagni di gruppo di spettatori. 8. Estendi, cioè crea una piattaforma digitale per scambiarti informazioni, un blog, WhatsApp. 9. Conosci. Ci sono un sacco di esperienze di spettatori organizzati a vari livelli, under, over, co-direttori, co-creatori, eccetera. Li trovi tutto sul sito di Spettatori Erranti. E soprattutto 10. Vieni al Festival dello Spettatore. 2019 ormai, perché questo lo pubblichiamo domani. Domani è già. Metà mattina. Ciao. Ciao. Tutto è così bello. Così.